Ciao a tutte ragazze, allora è finito un altro mese, cioè in realtà oggi è 27, anche se fino tipo a 3 ore fa io ero convinta che fosse il 28, comunque oggi è 27, non ho più la cognizione del tempo e è finito un altro mese, è finito anche febbraio e quindi come ogni mese mi accingo a farvi il video sui preferiti di febbraio. Allora, non sono tantissimi perché in realtà non ho provato chissà quali nuovi prodotti o comunque non ho utilizzato per esempio un trucco sugli occhi sempre uguale tutti i giorni, per cui non ho un certo prodotto specifico, però alcuni, soltanto alcune cose che un po' insomma ho raccimolato. Allora, partendo appunto dal trucco, ho due prodotti labbra da mostrarvi che sono entrambi molto molto carini. Allora, carini, come mi è uscito? Carini, allora il primo è questo rossettino qui, che è aperto, questo rossettino qui di Kiko, che è anche questo che indosso perché lo sto utilizzando davvero tutto il mese, che era della collezione natalizia, il numero 02, non mi ricordo assolutamente il nome perché era sulla scatola che è stata cestinata a suo tempo, ed è carino, ha questo packaging molto metallico. Poi quelli di quella collezione che, cioè, che aveva il rossettino, era il rossetto normale, un po' glossy, particolarmente glossy, e aveva all'interno del rossetto, c'era cioè tipo una parte che penso in teoria dovrebbe essere più chiara o trasparente, ora si è tutta zozzata, che penso faccia tipo da vero e proprio lucida labbra, glossy, trattamento qualcosa o essenzialmente boh, una cosa interna. Lo faccio vedere da vicino, vi faccio vedere anche bene il colore sulle labbra. Bella la mia mano. Allora, questo qui è il colore sulle labbra, vedete, è un colore molto carino, molto portabile, è per quello che l'ho utilizzato davvero tantissimo. Questo qua l'ho utilizzato tanto perché ha un colore, sembra scuro, vedete, però in realtà sulle labbra, soprattutto se avete delle labbra abbastanza pigmentate, leviamo questo zoom, soprattutto se avete delle labbra abbastanza pigmentate, dà un effetto comunque non dico naturale, però non troppo eccessivo. Quindi io l'ho utilizzato anche tranquillamente per andare a scuola. Non ha un'ottima durata perché ovviamente è molto glossy, è molto lucido, è proprio lucida labbra in stick, secondo me è molto pigmentato però, però comunque cioè, si fa la sua ora su di me, ma non di più perché comunque chiacchierando come chiacchiero io si leva velocemente. Comunque è molto carino, non penso lo riusciate più a trovare perché appunto era un'edizione limitata, però se ancora ci sono degli sconti in alcune Kiko, anche se penso sia quasi impossibile, magari cercatelo, molto molto carino. E altro prodotto per le labbra che ho utilizzato tantissimo questo mese, e la motivazione è quella, cioè la motivazione è che mi devo comprare un burro di cacao. Ho finito il burro di cacao della Burt's Bees e non ho più ricomprato burro di cacao. Non so, non chiedetemi il motivo, ma mi rifiuto a comprarlo in farmacia o comunque volevo uno dei provenzali o riprendo il Burt's Bees. E quindi per idratare abbastanza le labbra ho deciso di utilizzare questo, cioè ho utilizzato tutto il mese questo lip balm della The Body Shop, che è quello al Passion Fruit. Molto carino. Però più che un burro di cacao, appunto, è proprio il lip balm, cioè più un lucido idratante, che ha un odore buonissimo, buonissimo di frutta, è comunque abbastanza idratante sulle labbra, è abbastanza idratante, è lucidino, non è assolutamente pigmentato, cioè la sua lucidità perde totalmente il colore quando lo andate a stendere sulle labbra, diventa essenzialmente un lucido per le labbra, però è idratante, quindi l'ho utilizzato tutto quanto il mese, è buonissimo. Questo qui li hanno rifatti la confezione, ora non so se hanno cambiato anche diciamo, i gusti, le profumazioni, però spero ci sia perché comunque questa profumazione è veramente molto buona, altrimenti ce ne sono tantissime altre molto buone e non penso abbiano un costo molto elevato, comunque c'è una quantità assurda di prodotto, quindi una cifra di cose positive, ottimo prodotto. Poi un altro preferito del mese è stato questo smaltino qui di Deborah Milano che ho comprato questo mese, cioè è l'unico prodotto di questi che ho proprio comprato tipo inizio febbraio. E diciamo che quando l'ho visto mi ha subito colpito perché era un colore carinissimo. L'avete sicuramente già visto nei miei video, non so se ci avete fatto caso, ma lo utilizzo sempre, cioè proprio lo sto mettendo in continuazione ed è il numero 09, perché se lo girate diventa 60, però penso sia lo 09, che si chiama Rose Chiffon. È un colore adorabile, ora ve lo faccio vedere da vicino perché così non, se no non renderebbe. È questo colore qui che lì non è molto, cioè è molto più rosino di quanto voi non lo vediate.
E ce l'ho anche sulle unghie, ora ne ho delle mie unghie corte perché me le sono mangiucchiate tutte, però è molto bello, è un rosa antico, un po' scuro, veramente molto molto carino, portabile anche questo, cioè non siete persone che osano molto, ragazze che osano molto nei colori sulle unghie, però è molto portabile, è carino, abbastanza invernale, poi il rosa antico è un colore che mi è sempre piaciuto e che io collego molto a... Non lo so, una casa molto elegante, no? Molto carino, mi piace un sacco e ve lo consiglio anche come durata, non è male. A me gli smalti non durano più di 2-3 giorni di media, però questo qui, cioè nessuno, e questo qui 2-3 giorni se li fa tranquillamente. L'ho sempre messo però col top coat, ieri sera ho provato a metterlo senza e vediamo se mai vi tengo aggiornate su Facebook. Un altro preferito del mese, che penso sia più o meno l'ultimo, no, forse il penultimo, no, forse il terzo ultimo, ok, stanno uscendo, stanno spuntando dietro la lampada, è questo profumo, che in realtà non è nuovo, ce l'ho da 1 o 2 anni, che è Allure di Chanel. E l'ho utilizzato proprio tutto, tutto, tutto il mese, ha un odore buonissimo, speziato, io poi vabbè, i profumi, già i colori è un problema descriverveli, però almeno quelli li vedete, i profumi, ancora più complicato, ha un odore speziato, molto invernale e l'ho utilizzato veramente tutto tutto quanto il mese perché l'ho depottato, si può dire, qui nel travalo. Quindi me lo porto dietro, la mattina me lo scordo sempre di metterlo quando sto a scuola e metto il profumo. E è molto buono, mi piace tanto, dura un sacco, basta una spruzzata e si sente, vabbè, essendo comunque un profumo Chanel è ottimo, come penso tutti voi sappiate. E niente, veramente buono, non so che dirvi di più. E un altro preferito è questa crema per i capelli che ho scoperto all'inizio mese e sto utilizzando da tutto il mese e mi piace tantissimo. Questa qui è la Fito 7, anche se molte ragazze parlano della Fito 9, ma a me hanno dato questa in farmacia ed è davvero ottima perché io la metto sui capelli non tutte le mattine, la metto mi sembra una mattina sì, una mattina no, comunque quando mi lavo i capelli la sera la mattina non la metto, la mattina dopo. E la metto anche dopo averli lavati. Insomma, è una crema a estratti che è ricca di estratti di piante vegetali, quindi totalmente estratti vegetali. Ora non so se l'inci è perfetto, però tutti i primi ingredienti sono cose estratti vegetali. Che è una crema idratante per i capelli, per le punte, e lascia davvero i capelli morbidi, lisci, non dico setosi. Perché magari non sono proprio setosi, però sono morbidi, lisci e non si increspano affatto, i miei stanno benissimo. Quindi la mattina io la metto spesso perché li lascia veramente belli, non so. Comunque, a breve vi volevo fare il video sul mio hair care routine e quindi spero di averlo detto bene, quindi vabbè, ve ne parlerò meglio in quel video. L'ultimo preferito che vi volevo, di cui volevo parlare, perché in un video avevo ricevuto alcuni commenti riguardo a questo preferito, è questa collana qui. La zoomiamo anche lei, anche se non si vedrà nulla. È questa collana qui, che in realtà non l'ho comprata, cioè non l'ho comprata io, è di mia mamma, che mi è stata gentilmente regalata. E leviamo lo zoom. Ed è una collana molto figa, mi piace un sacco, che è fatta così, vedete, cioè è rigida e ha queste due parti mobili, insomma si lega dietro il collo, rimane alta, rimane ferma ed è una collana abbastanza importante che però a me piace tanto. L'ho utilizzata spessissimo questo mese perché mi piace con i maglioni, insomma è facilmente abbinabile perché è comunque argentata, si mette sotto a tutto e poi buono, è fatto molto figo, non lo so spiegare, però mi è piaciuta, cioè l'ho utilizzata davvero spessissimo e visto che l'avevo già messa in un video e alcuni di voi avevano apprezzato la collana, quindi ve la voglio mostrare. L'unica cosa, non so dirvi dove è stata acquistata perché appunto l'ho ereditata da mia mamma e quindi niente. Va bene ragazzi, allora questo è tutto per questo video. Lo so che non erano tantissimi preferiti, ma davvero cioè, non ho utilizzato tanti altri prodotti. E niente, quindi vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video che spero sia il prima possibile. Ciao ragazze, ciao ciao!